Buona mattinata, grazie di essere qui. A nome di Vita Trentina Editrice, del nostro staff anche editoriale, c'è qui anche l'editore Marcello Predelli, do il benvenuto a voi per questa attesa presentazione e anche a quanti ci seguono attraverso la diretta sulla nostra pagina Facebook o vorranno magari in futuro rivedere online la presentazione di questo libro, che è sempre un momento di incontro con chi viene per sentire l'autore, per confrontarsi, per avere qualche anticipazione. È sempre un momento culturale che ben si addice anche alla sede di questo polo diocesano vigiliano. Tracce nella nebbia è un libro prezioso, uno strumento di confronto e di ricerca, direi anche un veicolo di speranza e uno stimolo all'impegno. Sono un po' le parole che contraddistinguono, anche molti di voi lo conoscono, la vita, la passione di Vincenzo Passerini, che ha voluto in questo libro raccogliere 100 storie di testimoni. Come l'ha fatto, perché l'ha fatto, lo scopriremo in questa ora, anche con l'aiuto di Marco da Milano, direttore dell'Espresso, con cui ci collegheremo online da Roma, e con l'aiuto di Marianna Malpaga della redazione di Vita Trentina. A me preme, anche a nome degli editori, dire che questo libro arriva bene a diradare, provare a diradare qualche nebbia in questo tempo d'avvento, poiché le parole del profeta Isaia, che parla di un mondo appunto avvolto, una nebbia che avvolge le nazioni. E quindi in questo clima ci avviciniamo a questi 100 personaggi che Passerini ha preso da ogni angolo del mondo, dal secolo scorso fino ad oggi, da varie professioni, come sentiremo, da varie estrazioni sociali. Vorrei mettere in evidenza tre motivi perché questo libro lo sentiamo particolarmente nostro, probabilmente poi Marcello Predelli e Simone Berlanda, che ha avuto tanta parte in questo libro, potranno aggiungere qualcos'altro. Il primo è un libro che nasce da un giornale, nasce dai lettori del quotidiano che hanno apprezzato queste storie, che in piena pandemia, dal marzo 2020 al maggio 2020, Passerini ha distillato col contagocce ogni giorno sulle pagine del Trentino. Sono uscite una quarantina di queste storie col titolo Testimoni, in un volumetto che era stato messo in vendita, quasi un instant book, e purtroppo però nel gennaio 2019 il giornale è stato improvvisamente chiuso. E abbiamo apprezzato la scelta dell'autore, che è espressa in una nota, di sottolineare con la dedica di questo libro ai colleghi del Trentino l'importanza di un giornale e anche il vuoto che questa chiusura ha provocato. D'impegno Passerini ha ripreso quelle 40 storie, le ha fatte diventare 100, più che raddoppiate, le ha omogeneizzate ad una stessa lunghezza con la sua meticolosa cura grafica e ce le ha consegnate. Con qualche altra scelta siamo arrivati a questo libro che è edito appunto con il marchio V-Trend, che è il marchio per la diffusione nazionale di Avvenire. Come dice Simone Berlanda, già le richieste che abbiamo avuto nella cosiddetta prevendita sulla scheda dell'autore ci fanno capire come non è un libro assolutamente trentino, ma è un libro che potrebbe stare nelle scuole, nelle biblioteche di tutta Italia. L'altro motivo è che fare un libro con Vincenzo Passerini è un'esperienza molto formativa, perché la sua bibliofilia, la sua passione per il testo scritto, per la cura di ogni particolare, ti prende, ti contagia, ti fa crescere, in particolare per l'uso delle fonti, per la cura della parola, questa parola che poi si serve anche delle parole di altri,
e soprattutto dei libri di altri, per cui le pagine forse ancora più importanti di questo libro sono le ultime 30, nelle quali c'è una bibliografia, sitografia, in cui ci sono i link, le fonti per conoscere, per saperne di più. Da questo punto di vista potremmo dire che questo libro raccoglie anche altri precedenti, non sto a fare la lista dei titoli, testi che ha pubblicato o curato Passerini. Potremmo dire quasi che è un po' il libro dei libri passeriniani, se non esageriamo. Ecco, e quasi una matriosca che ne contiene molto altre. Questa immagine della matriosca mi fa pensare ai tanti personaggi dell'est, della letteratura d'Oriente, che troviamo fra questi 100. Quindi un'operazione entusiasmante per noi, vero Marcello e Simone, formativa. Abbiamo anche un pochino discusso, ma poco, sui particolari, pochi paragrafi, proprio i paragrafi e poco altro, insomma. E poi c'è dentro anche uno stile molto, molto personale, lo stile che anche i nostri lettori di Vita Trentina apprezzano da quando Passerini è diventato, anche in seguito della chiusura del Trentino, nostro editorialista ogni 15 giorni, questo stile che è mutato anche nel tempo, che adesso è molto secco, pungente, preciso, essenziale, e che utilizza anche in queste che sarebbe riduttivo definire schede biografiche. Sono dei piccoli racconti, io preferirei definirle, non so se lui sia, se l'autore sia d'accordo, delle miniature. Nelle miniature tutto è piccolo, però anche estremamente preciso, curato, no? Appunto il cesello. Ecco, queste miniature che spesso, mano a mano che le avvicini, ti fanno vedere le cose grandi che ci sono dentro. E quindi, insomma, mi fermo qui perché sennò l'artista autore si ribella, però lasciatemi ancora dire che in questo libro, che vede nella testimonianza il faro per aprire nuove strade, c'è anche un po' lo spirito del nostro sforzo editoriale. E un mese fa c'era anche qualcuno di voi, abbiamo presentato qui altre 72 storie che hanno in comune questo indicare un tracciato, una speranza, ma anche avere dimostrare una comunanza tra le vocazioni al Vangelo e le vocazioni all'uomo, le vocazioni alla comune umanità, per richiamare un altro termine passeriniano. Ecco, in questo libro c'è molto questo incrocio, questo incontro, che è diventato nella storia anche scontro, no? Purtroppo, ma che alla fine noi possiamo comporre in un inno alla vita. La parola a Marianna, che prima di dialogare con l'autore ci dirà anche come ha trovato nel suo sguardo questo testo. Grazie. Allora, si tratta sicuramente di un insieme di biografie, di storie, appunto di testimoni che hanno lasciato un segno in modo diverso, ma con un'idea forte e sicura, aiutare la comunità in un presente incerto, come quello che ha visto nascere queste biografie. Biografie che forse sarebbe meglio leggere di giorno in giorno, un po' come sono state presentate alcune, insomma, ne sono state presentate sul quotidiano Il Trentino. E quindi lo stile, concordo, è secco, asciutto, diretto, però senza giri di parole, come secondo me dovrebbe essere un libro, come dovrebbe essere un articolo, comunicare direttamente a tutti e a tutte quello che si vuole dire, senza troppi fronzoli. E quindi io partirei semplicemente chiedendo come è nata l'idea di queste biografie che appunto sono uscite sul Trentino e che poi appunto si è voluto raccogliere in questo libro edito da Vitang. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Buongiorno e grazie per essere qui. È sempre insomma,
prenotarsi, venire qui il sabato mattina per ascoltare la presentazione di un libro è un atto nei confronti di chi l'ha fatto, di chi l'ha pubblicato, di chi lo presenta, di estrema generosità e sensibilità. Quindi grazie di cuore a voi che siete qui, grazie agli editori che allora, all'editore che l'ha voluto pubblicare, il Trend, Marcello, Diego, Simone, tutto lo staff. Sono molto contento di aver pubblicato questo libro con loro. E sono un piccolo gruppo che lavora tanto e con tanta passione, anche professionisti, esterni, giovani. C'è dietro un piccolo mondo di persone che ha grande passione e che lavora tantissimo. E quindi è bello anche che ci sentiamo tutti partecipi di questo progetto. Grazie a Marianna per la sua introduzione. Cerco di rispondere alla sua domanda. Ma durante la prima fase della pandemia, nel marzo 2020, al culmine, in quei terribili mesi che pensavamo poi di aver lasciato alle spalle, perché purtroppo si fanno vedere come questo terribile male non è stato ancora debellato. Però pensavo, e lo disse il direttore, ma noi non si può riempire il giornale tutti i giorni di notizie di Covid. Bisogna anche raccontare storie che possono dare alle persone non le illusioni di speranza, ma storie vere di persone che in situazioni di difficoltà e di dramma hanno cercato di rispondere. E quindi, senza voler far finta di non vedere la tragedia che ci sta attorno, ma vivere la tragedia anche attraverso le storie di persone che hanno vissuto magari analoghe tragedie o tragedie ben peggiori. Pensiamo soltanto agli stermini, nei gulag, nei lager del Novecento, e che però hanno saputo viverla questa tragedia in una maniera anche di responsabilità personale, di apporto positivo, di impegno per gli altri. E quindi lui ha detto sì, facciamole queste storie. E mi sono messo a scrivere queste storie ogni giorno, naturalmente lavorando tantissimo. Naturalmente erano storie che non tutte, ma in gran parte io avevo sedimentato nel corso degli anni. A volte avevo scritto sul margine, oppure avevo scritto anche sull'Adige, perché per tanti anni ho scritto sull'Adige. Le avevo anche raccontate, oppure le avevo lì in un cassetto. E quindi questo è stato il perché sono nati questi profili, che poi sono raddoppiati nel libro, perché io avevo in mente di fare la seconda serie, tanto è vero che alcuni grandi personaggi non li avevo messi nella prima serie perché non volevo che ci fosse una serie A e una serie B, ma che ci fossero due serie di pari importanza. E quindi, ecco, per questo motivo è nato il libro, sono nati prima gli articoli e poi gli altri. E in questo libro vengono presentate vite di secoli diversi, vite che appartengono a aree geografiche diverse, vite di uomini e donne, a dimostrare forse che la cura non è una proprietà solo femminile, ma può anche essere maschile. Molto spesso si dice che la cura è per le donne. In questo libro ci sono uomini e donne che hanno dedicato la vita alla comunità. Marianna rovesce i termini consueti del dibattito e quindi dice che ci sono anche degli uomini che curano. Ed è così perché basti pensare al primo profilo, sono messo in ordine alfabetico, è quello della Bepierre.
cosa viene definito ad apostolo e testimone, persone senza dimore. Quello che ha insegnato al mondo che era inaccettabile che le persone dormissero per strada senza che nessuno badasse a loro. Ancora oggi, anche nella nostra città, anche nel nostro Trentino, persone dormono per strada, ci sono tanti che si curano di loro, però questo scandalo delle persone private del diritto di una casa, di un letto, continua a permanere. Le nostre società sono diventate più ricche, più forti, più potenti, ma le persone senza dimora sono 50.000 in Europa e muoiono. Ne è morto uno anche ieri a Roma. L'anno scorso sono stati 10-12 le persone senza dimora che sono morte in Italia. Si muore di freddo, si muore di abbandono in queste società. Noi siamo pieni di mercatini, di mercato, di fiere, di queste, no, e si continua a morire. Però sono anche le storie, no, di Don Dante Clauser, che è un altro profilo, è un altro figlio dell'Abbe Piero, fratello, no? Infatti si sono anche incontrati nel corso della loro vita, ed è un'altra delle storie. E anche loro si sono presi cura delle persone ferite, però ecco, tanti uomini che si sono presi cura in tanti modi. Penso a Johannes Lepsius, il difensore degli armeni durante il genocidio, questo tedesco, un missionario protestante laico tedesco, figlio di uno dei più grandi egittologi dell'Ottocento, che è in Armenia in missione, vede ancora alla fine dell'Ottocento i primi genocidi degli armeni, che poi ritroviamo nel grande genocidio durante la prima guerra mondiale fino agli anni venti, e lui si prende cura degli armeni dimenticati e va contro il popolo tedesco e soprattutto il governo tedesco, alleato della Turchia, responsabile del genocidio, che non vuole che si parli di questo. E lui è perseguitato in patria, pubblica il primo rapporto sul genocidio degli armeni, su queste deportazioni. Facevano morire, prima ancora delle Todes March, dei lager del nazismo, le grandi marce per far morire le persone lungo i tragitti, no? E quindi questi bambini, queste donne che morivano, e lui vede questo genocidio e vuole perfino incontrare ed incontra Enver Pascià, uno dei grandi triumviri che governavano, dei giovani turchi che governavano l'impero turco. E il grande incontro, scontro, dialogo tra, come li chiamo io, la colomba, che è Johannes Lepsius, il falco, che è Enver Pascià, che poi è raccontato nel grande romanzo storico I 40 giorni del Moussa Dagh, no, di Zweig, e lui fino alla fine deve fuggire dalla Germania, perché il primo rapporto sul genocidio degli armeni è sequestrato dai tedeschi e lui fugge. E poi la malattia lo porta a Merano, muore a Merano ed è sepolto nel cimitero di Merano. E io scrissi per l'Adige un reportage su Lepsius alcuni anni fa, un Lepsius che era poco conosciuto. E nel grande mausoleo dell'Olocausto armeno, che c'è in Armenia, nella capitale, c'è un pugno di terra della sua tomba, del cimitero di Merano, che è stata deposta lì da Piero Kuchukian, che è uno dei grandi narratori del genocidio armeno, figlio di un medico armeno
in esilio, che era venuto ad Arco in Trentino ed ha operato per 40 anni come medico ad Arco in Trentino. E Cucciucchian è nato ad Arco, è diventato medico, adesso è a Milano da tanti anni, collabora con Giardino dei Giusti, e lui ha portato un pugno di terra della tomba di Merano, l'ha portato. Vabbè, ho voluto raccontarvi anche questa storia per far capire anche come anche nella nostra piccola terra, attraverso le storie di queste persone, ma vale anche per Langer, vale per Katina Gubert, che è morta uccisa in Burundi, vale per il dottor Carlo Spagnoli, che ci ha lasciato poco tempo fa, che ha dedicato una vita all'Africa, vale per Don Lindner, altro testimone, altro tesino, missionario, morto. Ecco, queste, o per Franz Josef Meyer-Nusser, nella nostra piccola realtà si incrociano attraverso queste storie i grandi drammi del Novecento, dalla fame in Africa, il genocidio degli armeni, alle grandi situazioni di guerra civile, ecco. Quindi anche i nostri testimoni trentini, anche i partigiani della Resistenza, da Eugenio Impera, Gian Antonio Manci, a Ora e Veglia, no? Queste nostre storie che incrociano i grandi drammi, e anche noi oggi incrociamo i grandi drammi del mondo, e anche noi oggi abbiamo i testimoni che non sono soltanto in giro nel mondo, in Africa, ad impegnarsi, ma sono anche nella nostra realtà, attraverso il volontariato, attraverso le organizzazioni, ce ne sono anche qui in sala. E quindi anche questi testimoni, le loro storie, a volte persone semplici, no? Ricordo anche la Nadia De Munari, assassinata di Vicenza, la volontaria, assassinata in Perù dell'operazione Mato Grosso quest'anno, no? Una storia bellissima, struggente, perché è stata uccisa da una delle persone aiutate dal Mato Grosso, come Don Malgesini, ammazzato, no? All'inizio, quasi esattamente un anno fa, a settembre mi pare, no? Che si occupava delle persone senza dimora, una persona semplicissima, ed è stato ucciso da uno di loro, no? E quindi questi testimoni di oggi, di ieri, qui da noi, altrove, che incrociano i grandi drammi, sono persone di una anche che rappresentano i nostri volontari. La Nadia De Munari era una delle tante volontarie, come ci sono anche in Trentino, che sono in Africa, che sono in America Latina, oggi che vanno nel volontariato internazionale. E ancora, è stata uccisa a 50 anni, dopo 30 anni, con i bambini che gli aiutava nella scolarizzazione, nell'assistenza, negli ultimi anni nella grande baraccopoli, no? E ancora dopo 30 anni di volontariato lei non riusciva a darsi pace per le sofferenze e le violenze che pativano questi bambini. E sono storie comuni di tante persone che ci sono anche fra di noi. Ecco, volevo che anche queste storie rappresentassero anche i testimoni semplici di ogni giorno, che continuano ad esserci nelle nostre realtà, continuano ad esserci. E quindi, insomma, è anche questo, anche loro ogni giorno segnano tracce nella nebbia, tra tante difficoltà, ma queste storie, per fortuna, continuano a nascere grazie a tante esperienze di associazioni, di gruppi, di famiglie, delle nostre comunità. Sì, sono storie appunto di persone anche ordinarie talvolta, e di persone con delle proprie fragilità e consapevoli dei propri limiti,
Per esempio all'inizio hai nominato Don Dante Clausere, di cui ricorreva qualche giorno fa l'anniversario della nascita, e mi è venuto in mente che Osvaldo Filosi sulla pagina Facebook del sito di incontro pubblicava un ricordo di quando era giovane volontario del punto di incontro, e una delle frasi che ricordava di Don Dante era: di persone indispensabili ne è pieno il cimitero. Cioè siamo tutti, come direbbe Zero Calcare, di cui è uscita la serie poco tempo fa, fili d'erba. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre, dei nostri limiti. Anche una persona straordinariamente conosciuta come Madre Teresa di Calcutta, appunto nel libro viene riportato l'episodio di quando scriveva al vescovo e diceva: anch'io dei momenti bui, anch'io a volte non riesco a trovare Dio, a trovare la forza. Langer stesso, un personaggio che adesso ricordiamo con affetto, con importanza per il suo impegno anche nei Balcani, ha avuto dei momenti tragici come appunto la sua fine, insomma. Quindi sono persone deboli, in un certo senso, oltre che forti. Sì, grazie per questa domanda, perché tocchi un punto anche fondamentale di come ho voluto raccontare queste storie. Non sono persone perfette. Infatti, il profilo dell'Abbé Pierre, che è il primo profilo, lui stesso dice dei tre voti di obbedienza, di castità e di povertà. Quello di povertà sono stato sempre fedele, sugli altri due no. E nella vita, pensiamo agli ultimi anni, era uscito con alcune stravaganti posizioni, aveva sostenuto, lo cito nel libro Il problema di spazio, parla solo di posizioni, difendendo l'amico Roger Darody, questo filosofo, no, che veniva dal marxismo, che poi ha preso strade molto personali e singolari, era addirittura si era lasciato andare ad espressioni negazioniste sul Lager. E l'Abbé Pierre l'aveva difeso, non tanto, l'aveva difeso in quell'occasione, e si era ricevuto giustamente una valanga di critiche, no? E di dire: ma hai perso la testa? No? Però lui stesso, e la frase che conclude quel profilo è questa, lui dice sempre: non bisogna aspettare di essere perfetti per fare qualcosa di buono. E questo è un po' uno dei fili conduttori. Non sono perfetti, ma neanche i santi del calendario sono perfetti, anche se vengono raccontati spesso, no, nelle geografie come non sono. Ecco, giustamente Marianna ci ricordava Madre Teresa di Calcutta. Io ho voluto proprio ricordare nel profilo come di questa grandissima donna, che ha fatto delle cose straordinarie, perché sono andate a raccogliere i moribondi abbandonati per le strade di Calcutta, portarseli in casa, pulirli, lavarli, assisterli, non chiamare la Croce Rossa, ma prendersi cura. Raccoglierli, portarli dentro e seguirli, poi aiutata da altri, ecco, ha fatto delle cose di assolutamente grandiose. Però dopo la sua morte sono state pubblicate dal curatore, fra l'altro dal postulatore della causa di beatificazione, le sue lettere al suo vescovo, dove lei, con una sincerità e un coraggio sbalorditivi, gli dice: ma guardi che io spesso sperimento la notte, io Dio non lo sento, non lo trovo. E quindi queste notti, lei lo scrive al suo vescovo e il libro viene pubblicato. Quindi anche i santi sperimentano la notte della fede, come gli eroi sperimentano la paura, no? Romero, che è stato ucciso, il vescovo di Salvo, che è stato ucciso perché aveva alzato la voce contro le repressioni, i crimini dell'esercito, aveva paura di morire. Sapeva di andare incontro alla morte denunciando quei crimini, e la morte è arrivata puntualmente. Ma lui lo diceva, lo scrive, no? La sua paura non la nascondeva, aveva paura.
le persone hanno paura di morire, gli eroi hanno paura, i santi sperimentano la notte della fede, ma i testimoni sono questi. Ci fanno capire come noi non siamo chiamati ad essere sempre santi, belli, buoni, giusti. Siamo dei poveri diavoli, tutti. I testimoni hanno dei momenti della vita e qualcuno trasforma tutta la loro vita in qualcosa che va oltre le loro debolezze. E sono capaci di trasformare in un contesto di debolezza anche personale. Una delle preghiere di Madre Teresa più belle è quella che dice: quando mi sento abbandonato, aiuta qualcuno. Quando hai il peso della croce sulle spalle, dai una mano a qualcun altro. Cioè, la risposta al tuo buio, al tuo peso così, non è quella di crogiolarti, è quella di rispondere con un supplemento di amore, di generosità e di altruismo. Mandela comincia la sua esperienza, lui comincia il profilo di Mandela ricordando che Mandela è un guerrigliero mancato. Lui aveva convinto il partito del congresso del Sudafrica, dei neri, che era un partito fondato sul pacifismo e sulla non violenza. Luthuli, il grande leader del partito, era un grande leader non violento. Mandela l'aveva convinto a un certo punto, negli anni 50, che bisognava passare alla violenza perché non si otteneva nulla. E allora aveva fatto un giro in Africa, in 7 paesi che si erano liberati dal colonialismo, per cercare aiuti per sostenere un'organizzazione di guerriglia che a un certo punto il partito del congresso gli aveva consentito di organizzare. E lui è andato in Etiopia ed ha imparato a sparare da un colonnello etiope che aveva combattuto con gli italiani. Quindi lui rientra in Sudafrica dopo questo viaggio pronto a fare la guerriglia e viene arrestato in quel momento e finisce in carcere e si passa un quarto di secolo in carcere, e in carcere trasforma il guerrigliero nel più grande riconciliatore che la storia abbia conosciuto, dopo Gesù Cristo, dopo Gandhi. No, lui ha fatto cose impossibili, ha aperto il dialogo con l'altra parte in prigione, con i razzisti, quando sembrava inaudito. E ha fatto è diventato un grande maestro di riconciliazione con la Commissione per la Verità, la Giustizia e la Riconciliazione, che metteva a dialogare le vittime e i carnefici. Ha fatto un'operazione di giustizia e di pacificazione di impressionante dal punto di vista delle persone coinvolte. Ma è un guerrigliero, era partito. Ecco, o Gandhi, e concludo, arriva in Inghilterra a 18 anni, che è un vegetariano per obbligo, per niente convinto, è quasi ateo, veste all'inglese, quando va agli incontri si mette addirittura il fra, quelle cose lì, insomma. Fa il signorotto, no? E in Inghilterra incontra in traduzione inglese i grandi testi dell'induismo e diventa un grande, no? E poi impara la non violenza leggendo Tolstoi, impara l'impegno sociale leggendo i testi dei socialdemocratici laburisti inglesi, e torna, poi va in Sudafrica e comincia le campagne della non violenza, avendo imparato in Europa a scoprire i propri immensi tesori della spiritualità indù e anche la non violenza, e diventa il Mahatma, la grande anima, la più grande anima pacifista e non violenta,
grazie a questa conversione. Sono storie in evoluzione, le storie cambiano, le storie evolvono. Grazie Vincenzo, oltre a scrivere storie le racconta anche molto bene, poi notate come più che del libro parla dei personaggi del libro. Bene, entra nella nostra sala del Vigiliano, ma anche la barba inconfondibile di Marco da Milano, che ringraziamo con il suo maglioncino anche inconfondibile. Grazie direttore, noi siamo qui al Polo Culturale Vigilianum dell'Arcidiocesi di Trento per la presentazione di questo volume. C'è anche il responsabile del Polo, Don Andrea De Carli, che ringraziamo. Sappiamo che questo è un po' anche il suo mondo di origine, la sua attività giornalistica è cominciata dentro l'Azione Cattolica, da 20 anni lei è all'Espresso, da 5 è direttore. Noi ci scusiamo di averle rubato tempo oggi, fra tanti impegni, ieri era Propaganda Live, e anche il tempo per scriverci questa splendida prefazione. La ringraziamo davvero, e anche perché in questo periodo era impegnato nella ultimazione, nella presentazione del suo libro, di cui parleremo fra un attimo, Il Presidente, con La Nave di Teseo. Quindi ha preso del tempo per queste storie, ma la prima delle 4 domande che abbiamo preparato per lei è proprio questa. Che cosa le ha dato nella vita che immaginiamo tumultuosa del direttore di un grande settimanale, ospite di molte trasmissioni televisive? Che cosa le ha dato la lettura di queste 200 pagine? Soprattutto Vincenzo mi ha chiesto di scrivere questa condizione di questo libro, che è un libro rapido, è catturato, nasce in un momento particolare durante il lockdown, e nasce sulle pagine di un quotidiano, e poi diventa un libro, diventa quindi un racconto insieme con un racconto corale. In realtà è quello che cerco continuamente anche nel mio mestiere di giornalista, ma anche nella mia vita. I testimoni, come dice il titolo, sono tracce della media. Sono incontri preziosi, sia che siano incontri a distanza di tipo intellettuale o spirituale, siano incontri personali. Questa mattina un decreto libero mi è arrivato 2 giorni fa. Stavo pensando a chi di questi nomi ho avuto la fortuna di incontrare personalmente. Ho conosciuto Caponetto, ho conosciuto Pino Anselmi e da ultimo soprattutto ho conosciuto Pino Strada, che ho avuto la fortuna di incontrare, di frequentare soprattutto negli ultimi anni della sua vita. La prima stanza si sente tantissimo in questi momenti. Di ieri a 10 dicembre era la giornata del mio ultimo anniversario del nuovo, e la sua voce non c'è, oppure c'è, perché grazie al fare memoria dei testimoni che questo voci non si spegnono. Quindi se devo dire che cosa mi è dato, mi dà la possibilità di incontrare per la prima volta o di reincontrare queste persone, questi uomini, queste donne che sono stati sempre luminosi dentro la storia. Quindi Vincenzo diceva l'introduzione della carriera, ci sono le sconfitte, ci sono le cadute, ma il testimone parla anche di questo, non sono facendo una geografia di queste persone.
stiamo raccontando delle biografie nella loro complessità, anche nella densità di una scrittura breve, questo è sicuramente uno dei pregi di Insights, che però riesce a comunicare e a trasmettere l'essenziale. E poi la seconda cosa è la possibilità di continuare al contrario e la possibilità di continuare a sentire la loro voce, di cui c'è stato più bisogno. Anche se voglio dire che una delle cose che mi è piaciuta di più del libro e della scelta dei nomi è che possiamo vedere come il nostro tempo, cioè questi primi vent'anni del nuovo secolo, del nuovo millennio, producano un numero di esauribile nuovi testimoni. E questo la vera speranza, perché la catena della testimonianza, la catena quindi dell'essere persone, rispondendo a delle sfide nuove, la Francesca Cabrini e Gino Strada, che sono molto importanti, è anche un mondo completamente cambiato, ma è molto in cui mi sono interessato e a volte persino divertito l'accostamento casuale degli ordini alfabetici dei nomi che portavano dal mondo all'altro, da un secolo all'altro, e quindi le sfide sono molto diverse, ma questa catena di umanità non si interrompe, non si spezza, e quindi noi abbiamo la possibilità di incontrare le persone di oggi, quindi abbiamo la possibilità di contare la voce di questi nomi di voi, delle loro storie, delle loro biografie, e abbiamo la possibilità di riconoscerli nel presente, quindi ad affrontare le sfide che conosciamo e a rispondere alle domande che noi stessi, nelle quali noi stessi siamo coinvolti. Direttore, ecco, nel libro ci sono anche alcuni giornalisti, da Focherini a molti altri, e qui in sala anche sono presenti alcuni colleghi che ringrazio per l'attenzione a questo libro. In che modo il giornalista oggi ci dica qualcosa che può così sostenere la categoria messa sotto accusa, no? In che modo il giornalista oggi può essere davvero testimone? Lo chiedo ad uno come lei, che tutto sommato ha scelto anche di stare nei salotti, no? Di quella che molti vedono come una casta, nel chiacchiericcio televisivo. Sì, se vado a vedere i nomi di Vincenzo Assunto, sono quasi tutti stati uccisi. Ilaria Alpi sarà uccisa in Somalia, da cui parlava la notizia a Malta, Anna Contestola è stata uccisa in Russia, e più in passato con il libro, con Aldo Moro, la data del 9 maggio 1978, in cui il grande fatto storico spartiacque della storia repubblicana, l'omicidio del presidente della DC nascose il poco lì di cronaca, quel corpo ritrovato sulla ferrovia tra Palermo e Cinisi. E poi c'è Tina Berlin, di cui in questi giorni si torna a parlare perché è morta il 22 dicembre 1991, è scomparsa 30 anni fa, che è una biografia diversa, perché è una giornalista che denuncia qualcosa che tutti vedono e che tutti fanno finta di non vedere, cioè una rete di complicità che porta a una catastrofe, alla catastrofe di Mondrone o del Bagnani. Sono figure certamente molto diverse da quelle dei giudici, da i salotti televisivi che anch'io mi trovo a frequentare, però mettono insieme
ci aiutano a pensare al giornalismo come ancora non soltanto un prodotto, ma anche una soggettività. È uscito in queste settimane un libro della New York Times, Gilagonson, che si intitola Mercanti di verità, in cui mette in mano il luce come, e soprattutto nella prima America, ma anche in Europa, anche in Italia, il giornalismo è anche un'opera industriale che affronta le gravi crisi industriali, con le taglie, le redazioni, perdita di senso, perdita di identità, e viene sempre più considerato come un prodotto, cioè una merce da vendere nel mare magnum e digitale. Ma se questo è il giornalismo, la democrazia è un pericolo, perché viene meno un pilastro della democrazia, che invece l'altra funzione, l'altro ruolo del giornalismo, che è quello di essere non solo i mercanti di verità, ma anche i custodi di verità al plurale, non della verità, ma di verità parziali, come possono essere parziali le intuizioni, le cose in posizione, le inchieste, le storie, e tutto contribuiscono però costruire la terra e il tessuto di un paese democratico. Senza di questo la democrazia incontra dei problemi, la democrazia va incontro alla malattia. E allora queste figure ci dicono prepotentemente che il giornalismo è ancora invece soggettività, opera intellettuale, costruzione di reti di senso, costruzione di storia, pensiero critico. Se mi posso permettere di aggiungere, anche professionalità, cioè rigore nel trattare le notizie e nel restituirle al lettore, all'ascoltatore, al telespettatore, così come facevano tutte queste figure che sono state indicate, che non sono quindi soltanto testimoni del coraggio di cercare la verità che anima un giornalista, ma anche di un rigore, di una precisione nel mestiere, che è esattamente quello che spaventava i mandanti medicini di tutti questi colleghi, li chiamo così con una certa emozione, così come a spaventare la mafia o i terroristi neri era non solo il coraggio, ma anche il rigore di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Mario Amato, di Rosario Livatino. Non c'è un testimone che non attraversi la storia mettendo i suoi migliori talenti nella battaglia, nella buona battaglia del combatte. E quindi quando della sorte sento dire Gino Strada sarebbe stato un grande chirurgo, no, Gino Strada è stato un grande chirurgo che ha deciso di prestare la sua intelligenza, il suo talento, la sua manualità su un fronte diverso da tanti suoi colleghi. E poi tutte queste figure che sono indicate sono dei grandi giornalisti, sono dei giornalisti che hanno indicato delle strade e hanno permesso quindi all'intera, al loro paese, di fare qualcosa di più e quindi di illuminare degli angoli oscuri. Quindi anche queste sono letteralmente delle tracce di una nebbia. Grazie, direttore. Poi noi non ci dobbiamo ovviamente nascondere dietro le figure come queste e far finta che non ci sia una crisi di credibilità, di fiducia dei giornalisti nei confronti dei cittadini. Certamente non è che possiamo nasconderci dicendo che sono queste figure. Quindi un paese di Italia concludo in cui il giornalismo ha pagato un prezzo altissimo, perché il licenzio di alcuni nomi, perché io potrei continuare a mettere Carlo Casarello, Marco Tobaggi, Giuseppe
ci sono ai locali, ci sono in questo paese purtroppo tantissimi giornalisti che sono venuti per fare il loro lavoro. Grazie direttore. Lei ha giustamente cominciato il gioco che noi faremo dopo, di capire chi manca in questo libro e che faremo con l'autore. L'ultima domanda riguarda invece quest'altro libro, il suo libro Tricolore, Il Presidente, in cui ripercorre dall'inizio della sua carriera, quando a 16 anni entrò per la prima volta al Quirinale, ripercorre la figura, l'istituzione del Presidente della Repubblica attraverso i volti degli uomini che l'hanno ricoperta. Ebbene, c'è un intreccio con il libro di Passerini, perché nell'ultima pagina lei dice che il Presidente ha questa capacità di guardare oltre, attraverso la nebbia, e che dovrebbe essere poi la qualità di ogni politico, di ogni statista. Ecco, telegraficamente, chi vorrebbe lei che fosse il nuovo Presidente e chi invece sarà? Ma quelli morali non lo saranno, quindi neanche l'individuo, non ci sarebbero tanti uomini, non sarebbero manovrati, non sarebbero figlini, non sarebbe Gustavo Zarembeschi, tanto per dire solo tre anche di ci vengono anche il Papa, non una storia di esperienza diversa. Ci sarà invece, io penso che questo momento il favorito sia Mario Draghi, continua ad esserlo, perché l'unità nazionale, se la maggioranza deve scegliere i nomi, sceglierà l'unico nome che rappresenta tutti. Poi sulla questione sono veramente telegrafico. Io ho definito Sergio Mattarella un invisibile custode delle istituzioni, lo definito lui perché è una persona di un Franco Battiato, che si chiama Mattarella, e perché credo che ha esercitato una difesa della Costituzione repubblicana spesso senza sbandierarlo, senza darlo troppo a vedere, con un certo pudore, una certa riservatezza che sono degli elementi del suo carattere, ma che poi diventano anche un messaggio. Io, e quindi qui c'è anche un messaggio di testimoni. I testimoni sono delle tracce nella media, quindi fanno luce, ma a volte sono anche delle silenziose e invisibili infrastrutture, dei segni che ci aiutano a camminare e spesso rinunciando alla loro visibilità e purtroppo molto spesso rinunciando anche alla loro vita. Quindi un uomo che è il vertice dello Stato, che esercita una funzione in questo senso, nel senso di esserci e di cogliere tutti gli elementi di frattura e di lacerazione della nostra società, cercando di riuscire, la facendo in modo silenzioso, riservato, questo è un'eredità che lascia al suo successore. Grazie direttore, a nome di Vita Trentina, la nostra casa editrice, l'attendiamo a Trento magari a presentare il suo libro, ora la vuole salutare però anche l'autore. Buongiorno, ciao. Ciao, sono Marco e volevo ringraziarti per questo collegamento innanzitutto, ovviamente per la prefazione, per la densa prefazione sul significato della testimonianza, però volevo anche ringraziarti per come sul settimanale L'Espresso che tu dirigi stai affrontando la questione dei migranti e dei profughi che, come sai e che qualcuno dei presenti sa, mi sta anche particolarmente a cuore, perché credo che il tuo settimanale, anche in questi ultimi numeri, no? Penso anche a quell'immagine della sepoltura nel bosco di Copertina, sì, in quel dolorosissimo confine ad est ecco, stai affrontando sia personalmente ma anche con bravissimi giornalisti come Francesca Mannocchi, come altri, e dando rilievo e spazio veramente e informazione di altissima qualità su questo tema, e volevo ringraziarti di cuore anche per questo. Grazie, domani ci sarà un altro reportage molto bello di Marco Salvatore,
centrale per il motivo. Io ho pensato che sarebbe stato il tratto più qualificante della mia direzione, del mio percorso di direzione. Non ha senso altrimenti fare il direttore di un giornale se non incroci la realtà, i tempi, e questo è un tempo di stare zitti, di raccontare. Grazie ancora e buon lavoro allora in questa direzione. Grazie. Siamo anche noi alla conclusione. Ci tenevo a ringraziare molto anche quanti ci stanno seguendo, sono molti su Facebook questa diretta che poi rimarrà come traccia di questa giornata, e ringrazio anche molto il nostro Giovanni Melchiori della redazione di Vita Trentina che ha curato questi collegamenti che sono poi essenziali. Ecco, volevo anche sottolineare come un libro come questo potrebbe essere utilizzato anche nelle scuole, nelle agenzie formative, perché davvero si presta anche come strumento didattico. A questo punto, mentre gentilmente Passerini risponde ad una domanda della RAI, forse possiamo aspettare ancora un po'. Facciamo dopo, benissimo. Marcello Predelli, amministratore delegato di Vita Trentina Editrice, nonché editore. Grazie a tutti, grazie a chi ci ospita, a Gigliano, grazie a Vincenzo, perché questo marchio nuovo editoriale non voleva essere una scatola vuota, e Vincenzo questo lo ha capito molto bene. Pochi giorni fa presentavamo nella stessa sede il libro dell'amico Paolo Vizzi per Giorgio Cattani, che è senz'altro possiamo definire un testimone, lo troveremo nel prossimo, visto che abbiamo escluso un po' troppe persone. Vincenzo, ti invito già fin d'ora a scusate perché la marchetta pubblica funziona meglio, perché sennò poi Vincenzo. Lo ringrazio soprattutto perché ho questa immagine. Quando qualcuno ha un progetto è un po' come un mosaico composto da tante piccole tessere musive. Questo libro è una delle tessere, ma sono poche le persone, al di là di quelle che danno in testa, che riescono a capire qual è l'immagine che verrà fuori semplicemente dalle prime tessere che sono state disposte. Ecco, Vincenzo secondo me è uno di questi, perché questo libro, il rischio di raccontare le storie di altre persone o è celebrativo o ancora di più autocelebrativo, ma voglio dire, quest'ultima, chi conosce Vincenzo sa che questo è proprio ormai molto lontano dalla sua realtà, ma non è neanche celebrativo delle vite, non dobbiamo celebrare queste persone, dobbiamo lasciarci provocare da queste persone. E scusate l'immagine magari che sembrerà un po' banale, ma mi è venuta dall'esperienza di vita. Io faccio parecchi chilometri in autostrada e nel Piacentino oppure anche a Torino, Milano, di nebbia se ne trova sempre un sacco. Cosa ha fatto la società Autostrade? Un sistema che mette dei bolli arancioni ogni tot metri che quando la nebbia si fa fitta illuminano il percorso e rendono visibile il percorso dell'autostrada. Mi rendo conto che è la metafora un pochino banale, però mi ha ricordato esattamente questo. Qual è il compito della società? Quella società che noi vogliamo andare, in minima parte chiaramente, a formare, ma voglio dire la società siamo tutti e quindi giochiamo questo nostro ruolo in questa società. Qui sto parlando di società, non di società autostrade, ma il compito non è eliminare la nebbia, è impossibile eliminare la nebbia, è impossibile. E lavorare per eliminare la nebbia sarebbe tempo perso e energie sprecate. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che, ispirandosi a altre luci sorgano. Questo è il senso di pubblicare libri di questo genere. Questo è il senso del progetto che ci siamo dati come librai. Quindi ringrazio veramente Vincenzo perché lo ha capito e
quando uno si sente capito, insomma, fa sempre molto piacere. E l'altra immagine che volevo darvi mi è completamente sfuggita, quindi era sempre sul progetto, però io penso che abbiate capito che cosa vogliamo fare con questa casa editrice. E dopo la presentazione di questo libro è apparsa un'altra tessera. Siamo sicuri che riusciremo a comporre insieme una bella immagine. Grazie. Ultimissima domanda. Siccome oggi ricorrono i 3 anni dall'anniversario della strage di Strasburgo, in cui ha perso la vita Antonio Megalizzi, era il dicembre appunto del 2018, mi è venuto in mente prima quando si parlava di giornalismo e migrazione, perché insomma tutti noi sappiamo che senza un'Unione Europea unita non si possono risolvere le grandi questioni che caratterizzano il nostro tempo, e la migrazione è una di queste, perché non si arresterà sicuramente. Antonio Megalizzi lo sapeva ed era una persona che faceva il suo lavoro, il giornalista, senza essere un eroe. Lo faceva appunto quotidianamente, in silenzio quasi. È una persona che è stata conosciuta solo da morta. Infatti, penso Giovanni qua lo conosceva e lui lo ricorda come appunto una persona normalissima, ordinaria, ma comunque convinta di quello che faceva. E quindi volevo chiedere perché i testimoni sono ritenuti testimoni solo da morti. Non si potrebbe valorizzare queste persone, accompagnarle anche in vita, perché hanno bisogno di una comunità, non di eroi, ma di una comunità che comunque accompagni il loro percorso. Sì, certo. C'è dubbio che una parte dei testimoni sono stati riconosciuti anche in vita, i grandi testimoni, altri soltanto dopo, soltanto alla fine. Penso a Irena Sendler, che è l'infermiera polacca che salvò migliaia di bambini dal ghetto di Varsavia, mettendo assieme una rete durante lo sterminio quotidiano che era stato avviato dall'occupante nazista. Ogni giorno ne venivano presi 6.000, 10.000, e per giorni e giorni e giorni c'era questo carico di sterminio che usciva dal ghetto e veniva indirizzato ai campi. E rendono assieme questa rete di volontari, di associazioni, di gruppi, di famiglie, e portano fuori dal ghetto questi bambini, li nascondono nei sacchi, nelle borse, li narcotizzano perché non piangano. È una storia straordinaria. E poi lei, che fra l'altro appartiene proprio alla categoria delle vite tumultuose, perché poi ha un marito, si divorzia, ne sposa un altro, poi muore il secondo, si risposa col primo. Quindi una storia affascinante anche da questo punto di vista. Lei si è sempre definita, e io lo scrivo, una pessima madre, aveva 2 figli, e una cattiva moglie. Quindi, no, questa grandissima donna, che poi viene perseguitata in patria sotto il comunismo perché era filo ebrea, e quindi poi con la nascita dello Stato di Israele, così l'antisemitismo sorge anche in contemporanea con la politica anti-israeliana, no? E quindi sorge l'antisemitismo anche nei paesi comunisti in funzione anti-israeliana. E quindi lei patisce anche questo, anche perché poi lei era socialista e non era comunista, no? E viene dimenticata non dalle persone che ha aiutato. E a farla conoscere, lei muore quasi centenaria, non mi ricordo quanti anni aveva, ma insomma, aveva passato i 90 anni, e a farla conoscere negli ultimi anni della sua vita sono alcune studentesse americane che conoscono la sua storia, la intervistano e rifanno conoscere alla Polonia e al mondo
la storia straordinaria di questa donna che aveva salvato 1000 bambini ebrei e se ne viveva tranquilla, appartata, venerata dalle persone che aveva aiutato, ma con questa vita semplice, dimenticata. No, quando pensiamo quanti eroi di cartapesta vengono celebrati in vita, ecco, e quindi anche questo fa parte, o la Teresa Mirabajou, Teresa, nome francese, questa ostetrica del Ruanda che lei nasconde i tutsi in una montagna di mattoni che aveva nel suo cortile durante la guerra civile e lo sterminio, e ne salva 30-35 a rischio della vita, perché lì tutti si ammazzano, i vicini ammazzano i vicini, radio macete urla ogni giorno: se non ammazzate l'altro siete dei traditori, sarete ammazzati. E lei, questa donna semplice con 5 figli, questa ostetrica che ne protegge 30, no? Finché alla fine arrivano i liberatori, tutti se ne tornano a casa e lei resta lì a fare l'ostetrica tranquillamente. E io questa storia l'ho recuperata perché avevo conservato un articolo di un reportage di Repubblica di 20 anni fa, e che avevo conservato, per cui, insomma, questi testimoni nascono anche da un lungo lavoro. Nessun altro ne aveva parlato. Ho cercato su internet ed ho trovato alcune notiziole in un libro pubblicato in inglese di Difensore, ecco, dimenticata a livello mondiale, e lei di questo non se n'è mai preoccupato. Adesso sarà morta, nessuno l'ha ricordata quando è morta, però la sua luce. Vabbè, adesso mi... Bene, grazie. Grazie davvero anche di questa commozione. Allora, dopo noi ci salutiamo, l'autore è disponibile per firmare le copie, prima andrà a rispondere in questa intervista alla RAI, così la sua voce girerà anche nelle case dei trentini, speriamo che arrivi anche ai palazzi della politica. Grazie a voi perché siete venuti qui oggi, vi ricordo che ci saranno altre due presentazioni. Ho già provato per i palazzi della politica a suo tempo. Ecco, ci sarà una presentazione a Rovelletto giovedì e una brain tonic in casa sabato. Se qualcuno di voi comunque trovasse altre occasioni, avesse altri suggerimenti da dare per qualche altra presentazione, capite che non si tratta di parlare di un libro, ma di parlare di persone. Ecco, grazie ancora ai colleghi, a tutti, e buon Natale. Grazie.